Allora, questo è il mio frangetto domenicale. Si tratta di pennette integrali con gli scampi e il brodo di polpo, però in assenza di brodo di polpo poi vi dirò cosa potete fare. Allora, si sguscia ovviamente lo scampo. Io ho un attrezzino particolare, insomma, ma non la dieta di farlo come si preferisce, come si è abituati. L'importante è separare la polpa dalle teste e dalle chele. Questo è indispensabile perché le teste ci serviranno per fare una sorta di fumetto, però vanno usate le teste quelle buone, non questa per esempio, perché ha il verdolino, insomma, che rende amaro il sugo. Tutta la polpa poi ci servirà. Questo è il brodo di polpo che congelo sempre quando faccio il polpo e il polpo. Si prendono le teste, purtroppo in questo caso ne avevo poche, ne ho salvate poche, però il brodo di polpo mi serve per quello, però più teste ci sono meglio è. Le chele vanno un pochino incise così esce fuori il suo sughetto. Il brodo di polpo qui è abbastanza corposo per cui l'olio rimane inizialmente un po' separato, però non si aggiunge altro olio rispetto a quello che avete visto inizialmente. Insomma, il buono è che il pesce, in questo caso le teste, devono tirar fuori il più possibile tutto il loro sughetto. Ci ho messo anche due spicchi d'aglio, salerò però alla fine e ci ho messo anche il pepe. Poi si tolgono le teste, si toglie gli agli ovviamente, e si mette insieme la polpa spezzettata. Le penne, la pasta, insomma, quello che più si preferisce, le cuoce insieme perché rilasciando un pochino di amido poi tenderà a creare una vera e propria cremina. L'ideale, insomma, è coprire, come sto facendo vedere, perché è come se si cuocesse la pasta però già con il sugo pronto. Qui si vede già che piano piano a metà cottura si crea proprio questa emulsione, questa cremina gradevole. In questo momento si può anche salare, io aggiungo ovviamente il prezzemolo e un cucchiaio di latte. Chi preferisce metterci la panna ci può anche mettere la panna, insomma, però ecco, il latte va benissimo, è giusto per ingentilire e addolcire ancora un pochino di più, insomma, il sapore. Come dicevo si può aggiungere il sale e il pepe, io preferisco metterci quello bianco. Ecco, qua siamo praticamente a fine cottura, tenete conto che la pasta cotta così ha bisogno di un 5 minuti in più di tempo, insomma, perché non è proprio nell'acqua bollente. E niente, praticamente il piatto è fatto e questo è il piatto finito.